dici il ricordo più bello che è di tuo padre? Il matrimonio di mia sorella per me è stato, cioè penso di non averlo mai visto così felice in tutta la sua vita, cioè era felicissimo. E il ricordo più brutto, togliendo quello che è successo? Quando l'hanno arrestato fu brutto, cioè il periodo insomma del carcere fu, quanti fu anni molto avevi? Brutto, e 16 anni. E tu in carcere ci andavi a trovarlo? Sì. E che effetto ti faceva una ragazzina, no, entrare in carcere? Beh, il carcere è un posto veramente, veramente brutto. A volte non c'è tutta questa sensibilità, a volte sembra quasi che dentro ci sono dei pacchi postali, non è così. Tuo papà si è mai sentito in colpa nei vostri riguardi, di tua sorella, di tua mamma? Mi ha sempre detto avrei voluto fare di più per voi, magari vi avrei voluto lasciare sempre un po' più tranquille, però poi era una persona che sapeva rimediare, insomma. Tu mi hai detto una cosa che mi ha colpito molto, no? Hai detto avrei preferito mio padre saperlo all'ergastolo piuttosto che in una bara. E tu pensi che tuo padre avrebbe pensato la stessa cosa? Sarebbe stato su questo d'accordo con te? Non lo so, non lo so. Però sicuramente era una persona che amava la vita. Che cosa vi ha scritto nell'ultimo messaggio che vi siete inviati? L'ultimo messaggio, quello delle 18:20, appunto del 7 agosto, no, io gli avevo mandato una foto che appunto ero con la mia amica che stavo facendo un aperitivo e lui mi ha chiesto se le patatine che stavo mangiando erano in busta. Era un po' curioso, faceva delle domande un po' strane. Ti sei appena fatta un tatuaggio che mi hai mostrato prima, no? Che c'è scritto, me lo leggi? Abbi cura di tutto, ti amo Mapo. Con la sua calligrafia. C'è una lettera che mi scrisse. Io lo chiamavo Mapo. E abbi cura di tutto, che intendeva secondo te? Era appunto di quando era in carcere, quindi in generale diciamo che mi dava sempre le raccomandazioni alla fine delle lettere.